Ok, adesso siamo finalmente pronti a caricare i nostri file online, quindi per fare ciò dobbiamo andare qua sempre su Advanced e poi su FTP Accounts, ok? Qua dobbiamo creare quindi un nuovo account e allora mettiamo qua come login, quindi come username sostanzialmente, tipo un info chiocciola e poi il vostro dominio, poi mettiamo la password, la ripetiamo ovviamente e poi qua sotto lasciate vuoto, ok? Perché vogliamo sia al root. Okay, quindi lasciate vuoto poi qua come quota possiamo mettere un limite o mettere unlimited okay, questo dipende da voi non ha molta importanza diciamo, poi fate create ftp account okay, una volta creato vediamo qua una cosa dice che aggiungere e configurare comunque una ftp account eh, quindi ci serve per mettere il nostro sito web online quindi in internet quindi ftp ci permette di controllare i nostri file che sono associati con il nostro sito web e lo controlliamo grazie a un ftp client e ci suggerisce questo file zilla ok quindi andiamo a prendere questo file zilla che è questo ftp client quindi basta cercare file zilla o andare a filezilla.project.org project.org e poi andare qua, quindi Download FileZilla Client, ok? No Server Client, questo qua. E poi scegliete il vostro sistema operativo e scaricatelo, ok? Quindi una volta che è scaricato potete cercare, quindi FileZilla, eh, installarlo, eccetera, eccetera, e poi dobbiamo accedere. Allora qua come host dobbiamo mettere quindi il nostro dominio sostanzialmente, quindi ad esempio andreatomosello.com come username dobbiamo mettere quello che abbiamo messo prima, quindi ad esempio info.com. Quindi, ovviamente, qua mettete i vostri host, il vostro username, poi come password la password che avete scelto. Come port, non c'è bisogno di mettere niente perché sarà 21 di default, ma va bene così al momento. Quindi, facciamo un quick connect. Allora, se si dovesse, quindi. Probabilmente spunterà una pagina dove dice di confermare qualcosa e l'accettate così. E quindi dovrebbe spuntare qua. Intanto qua è il vostro desktop con le vostre cartelle. e Poi qua vediamo pane buono che è quello che vogliamo caricare. E qua sotto dobbiamo andare quindi a caricare. Se noi andiamo nella cartella public, dovrebbe essere public.html. Qua non me lo fa vedere però qua una volta che ci entro è evidenziato. E vedete qua sotto che ci dovrebbe essere questo cgbin e poi dei vari file, e sono i file di default, questo qua non dovrebbe esserci al momento, quindi lo cancello. Allora dovrebbero esserci quindi i file di default messi quindi là, e infatti se andate sul, vediamo carichiamo di nuovo, se andiamo al sito web ad esempio io l'avevo caricato, l'ho tolto, quindi notiamo che ci dà questo. Questo ovviamente vale anche per voi, quindi se c'è solamente il cgbin, quindi cancellate tutto il resto che c'è qua dentro, tranne questo. Vediamo, ci spunta questo qua che è un... quindi ha le informazioni di default, però ovviamente adesso dobbiamo andare a metterci i nostri file. Quindi semplicemente prendete la vostra cartella, quindi pane buono o quello che è, e carichiamo i nostri, quindi index contact about, e poi abbiamo immagini e... Il nostro CSS ok, poi qua abbiamo il DSTore, DS VS Code, eh, git che l'avevo aggiunto io che non dobbiamo caricarli, quindi mettiamo qua, facciamo un drag and drop veramente semplice. Quindi dovrebbe caricare adesso tutte cose, ok. Quindi vediamo se carica un po' tutte le immagini, tutti i vari file. Ok, ovviamente perde magari un po' di tempo a caricare le immagini, ma non prende neanche bene la connessione. Eh, quindi aspettiamo qualche momento. Eh, niente, andatevi a prendere un bicchiere d'acqua, fatevi una passeggiata e tornate. Eh, appena tornate, quindi dovrebbe esserci questo sito web caricato. E una volta comunque che è caricato, potete andare di nuovo al vostro dominio online, ricaricare la pagina e vedere che in effetti... Um, ha caricato il nostro sito web, pane buono. Se tutto è andato bene, ovviamente. Una nota da fare è che questo filezilla, questo modo di caricare attraverso FTP, non è esattamente il modo migliore per caricare delle, um, dei siti web. Diciamo che in questo caso, che è un sito web statico, è abbastanza semplice va abbastanza bene però per il resto per qualcosa di più pesante ovviamente si sì, dovrebbe usare magari git o ssh qualche cosa comunque ci permetta di fare le cose in modo migliore questo qua non è magari il metodo più veloce più scalabile eccetera eccetera però per, per una cosa del genere va abbastanza bene allora se ho finito di caricare le immagini forse possiamo visionare il sito web Vediamo qua, forse sì. Quindi se io dovessi refreshare... Ecco, perfetto. Ovviamente a me, come sempre, la connessione prende male. Però come vediamo, questo sito è su internet. Se dovete richiedere l'HTTPS, quindi l'SSL, eh, il certificato SSL, potete chiedere a Bluehost, vedere un po' come farlo. Ehm, però diciamo che qua va bene. Ehm, il nostro sito web, come siamo abituati a vederlo. Ehm, niente... Quindi questo è tutto e ci vediamo nei prossimi video.